Una volta introdotti tutti gli elementi essenziali, quantomeno per quanto riguarda la composizione, è arrivato il momento di passare alla fase successiva, che è l'arrangiamento, di cui parliamo dopo la sigla. Comprendere le fasi separatamente è il modo migliore per affrontare degli argomenti che sono veramente, veramente vasti, di cui si potrebbe parlarne per anni, ci sarebbero un milione di libri da leggere, soprattutto tutta una storia musicale, tutto quello che è successo fino a ieri, da conoscere e da avere interiorizzato molto bene. È evidente che ne diamo un taglio. Il modo migliore per farlo è fare una selezione di contenuti e di elementi su cui poter intervenire. L'arrangiamento veramente bisognerebbe conoscere tutta l'armonia musicale, tutti gli strumenti con le loro caratteristiche, però ci rendiamo anche conto che non dobbiamo fare una composizione da orchestra e dirigere un'orchestra, si tratta comunque dei brani di musica elettronica, in cui possono inserirsi anche gli strumenti veri che hanno le sue regole. Di conseguenza, anche per l'arrangiamento, il modo l'unico che conosco per poter trattare un argomento così infinito è di prenderlo e spezzettarlo in tanti piccoli elementi di cui trattare singolarmente in ogni video. Quindi tutti gli strumenti, le tracce, gli elementi che vanno a comporre la nostra gamma di frequenze verranno introdotti e raccontati singolarmente. Abbiamo già parlato di un metodo, del metodo del produttore, che è quello in sostanza di partire da una serie di strumenti, di plugin o di elementi fissi, che costituiscono l'ossatura del nostro lavoro sulla traccia. E questo è un modo un po' per ridurre il campo delle infinite possibilità, che il DJ, il produttore, si trova in ogni singolo momento a dover compiere delle scelte. Delle scelte sui suoni, sulle note, sul movimento delle note. E il rischio è sempre quello di rimanere bloccato dalla quantità veramente enorme di variabili che sono in gioco. Cerchiamo di ridurre il campo delle possibilità e di dare degli spunti interpretativi, degli spunti di discussione, di cui mi piacerebbe anche confrontarmi con voi per avere sempre nuovi elementi, nuove tecniche di sviluppo di un arrangiamento. Prima di tutto bisogna considerare il fatto che non è possibile conoscere tutto e poi mettersi al lavoro. Anzi, l'arrangiamento si impara a svilupparlo facendolo di volta in volta, ed ogni volta, ogni brano risulti sempre più efficace e sempre più interessante in quello che fai. Se un grande problema lo vedi secondo tanti piccoli passi da affrontare uno dopo l'altro, allora risulta anche più facile e più fattibile una vera e propria risoluzione. E infatti questo è il nostro approccio. Così cerchiamo di andare avanti e di riuscire a cavarsela in queste situazioni. Vedrai che riuscirai a concretizzare quello che hai in testa. Soprattutto perché non ti concentri su quello che hai in testa, ma cerchi di lavorare sugli strumenti, sugli elementi. Credo sia questo il consiglio migliore che si possa dare in termini di arrangiamento. Se ce ne sono altri, però, sono ben lieta di sentirli. Non dimenticare di commentare questa breve introduzione all'arrangiamento, seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook e di entrare nel vivo delle singole parti per andare a completare l'arrangiamento del tuo brano o dei tuoi brani.